Ciao bambini, sono Francesca di CBM. Oggi sono qui con voi perché so che state partecipando al progetto Apriamo gli occhi insieme a CB e alla sua fantastica squadra, che insieme aiutano molti bambini che non possono sentire, camminare o vedere. Oggi costruiremo insieme una mappa davvero speciale. Si tratta di una mappa sensoriale delle vostre origini. Questa mappa, insieme alle mappe di altri vostri compagni, andrà a comporre una mappa molto più grande dove sarà possibile osservare e vedere le traiettorie interculturali della vostra classe. Ognuno di noi può vantare origini in varie parti d'Italia o anche del mondo. Perché dico così? Provate a chiedere ai vostri familiari dove sono nati e cresciuti. Siamo, infatti, il risultato di luoghi e persone incontrate nel nostro cammino. È attraverso questi luoghi e queste persone che impariamo cose nuove su noi stessi e sul mondo che ci circonda. Per conoscere un luogo, se ci pensate bene, non utilizziamo solamente la vista, ma utilizziamo anche l'olfatto, l'udito e il tatto. Se ci pensate, quando passate per le scale, la casa del vicino ha sempre quel buon odore di cioccolato, oppure quando andate a trovare un vostro amico, a un certo punto della giornata c'è sempre quel rintocco di campane. Oppure ancora, quando mangiate un gelato, improvvisamente pensate alle vacanze al mare. Ecco, è questo il punto. Noi conosciamo e impariamo attraverso tutti i nostri sensi. Ed è per questo che oggi vi propongo di costruire una mappa sensoriale, cioè una mappa che non solo si può vedere, ma che si può anche toccare e sentire. Una mappa che ci permetta di scoprire e conoscere i tanti meravigliosi luoghi che compongono la vostra classe. Siete pronti a partire? Per prima cosa andate in cerca delle vostre origini. Provate ad intervistare i vostri familiari e chiedetegli di raccontarvi dove sono nati e cresciuti. Chiedetegli di pensarci però utilizzando la loro memoria sensoriale, cercando cioè di ricordarsi gli odori, i sapori, i suoni e le sensazioni tattili. Per esempio, faceva freddo o c'era sempre il sole? C'era sempre tanto baccano o si sentivano gli uccellini cantare? E che profumo c'era d'estate? A questo punto chiedetegli di associare a questi luoghi un materiale che lo rappresenti e di spiegare perché lo hanno scelto. Con queste informazioni costruite una mappa, scrivendo il nome e il luogo e le caratteristiche che avete trovato. Se per esempio i vostri genitori, i vostri nonni sono cresciuti in campagna, potete per esempio recuperare dell'erba, dei sassolini, dei fiorellini, cioè qualche cosa che vi faccia appunto pensare a quel luogo. Per esempio, io sono nata a Milano e se devo pensare ad un materiale da associare alla mia città, penso alla carta stagnola, perché mi ricorda i tanti grattacieli che ci sono. Ora provate a pensarci anche voi. Quale materiale potete usare per rappresentare il luogo in cui siete nati? Procuratevi dei fogli A4 per realizzare il vostro lavoro o se preferite avere più spazio anche un foglio A3. Matite, pennarelli, forbici, un righello, della colla vinilica e un pennellino per spalmarla, carta di vario tipo, io qui ho della carta crespa. Oltre naturalmente il materiale che avete scelto per realizzare i vostri luoghi. Ora non dovete far altro che realizzare un semplice collage, mettendo accanto al nome del luogo che avete trovato il materiale che avete scelto per rappresentarlo e una breve descrizione del perché avete fatto questa scelta. Per esempio, per rappresentare Milano, la mia città, ho scelto di utilizzare la carta stagnola che mi ricorda l'acciaio con cui si costruiscono i suoi grattacieli. A questo punto scrivete il nome della città e una brevissima descrizione del perché avete scelto quel materiale per rappresentarla. Ora, aiutandovi con un pennarello o un pastello del colore che preferite, unite con una linea
i luoghi che avete trovato sulla mappa e tracciate quindi le traiettorie del vostro viaggio, dove l'ultimo luogo che visiterete sarà quello in cui siete nati. Ecco finalmente pronta la mia mappa sensoriale, dove ho unito con una linea la città di Crema, che è la città dove è nata mia madre, e dove ho utilizzato la lana per rappresentare i freddi inverni in pianura. Il paese di Menaggio, che è il paese dove è nato mio marito e dove lui mi ha suggerito di utilizzare il cotone idrofilo per rappresentare le montagne che si affacciano sopra il lago. E infine la città di Milano, che è la città dove sono nata io, dove io invece ho scelto di utilizzare la carta stagnola per rappresentare i suoi grattacieli. Non dimenticarti di scattare una foto ed inviarla a CB. Per farla puoi farti aiutare dalla maestra o dalla tua famiglia.